Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Raga, lo mettiamo qua così protegge tutta la classe. Abbiamo messo sulla cattedra il nostro santino delle due professoresse Petolicchio che ci guarderanno durante l'esame e speriamo che ci protegge veramente questo santino. A me l'unica mia speranza è Carmelina. Infatti, Carmelina, tu passa a Alessia, Alessia passa a noi e io passo a te. Vi giuro che se non vengo ammesso all'orale, dopo tutto lo studio che mi sono fatto. Eccola, prof. Buongiorno, io come sta per banco? Signori collegiali, siamo giunti alla prova scritta d'esame di matematica. Oh, l'ho portata io. Che vi porti bene. Esatto. Bocca al lupo. Prof, stanotte ci ho dormito insieme. Sì. Magari mi fanno la grazia. E a nome della Petolicchio, della Petolicchio e della Petolicchio al quadrato, vogliamo distribuire? Anno dopo anno lo scritto di matematica è da sempre l'incubo di tutti gli studenti e anche nel 2001, per superarlo, i collegiali ricorrono al metodo più collaudato, la copiatura. Certo, ognuno col suo stile. Richiamare l'attenzione con rumori molesti, dissimulare. Che c'è? Dove deve andare questo sguardo? Incantato? No, non è il momento di stare incantato. O mostrare una sfrontata sfacciataggine. Signor Grosso, parlo con lei, sto qui. Su! Già, alla Petolicchio non sfugge niente. Allora, se io girandomi vedo che lei cerca di passare indicazioni al signor Di Clemente, ci rimette prima di tutto lei, signor Galise. Venga al primo banco, su. E la Petolicchio tiene gli occhi da falco, pare i raggi UV. In realtà Carmelina doveva essere il punto di riferimento di tutti quanti, ma l'hanno spostata. Quindi ho pensato, se vado là vicino facendo finta che sto trovando una radice quadrata, magari mi passa qualcosa. Alla ricerca della radice perduta, Sì, fece. Stai imparando a memoria le tavole? No. Cosa sta cercando? 125. E secondo lei dove deve guardare? Ah, eccolo. L'ho trovato. E quindi? 25. Diciamolo a tutto il mondo. La radice di... Vada a posto! Oh, buon Dio! È stato un fallimento il mio piano iniziale. Alla fine ho passato i bigliettini a Cecilia, però ho copiato tutto da Anna e Anna ha copiato tutto da Luca. E a Luca ci ha passato alcune cose Elena, quindi c'è stato un poco di confusione. Però qualcosa l'abbiamo fatto, meno male che non abbiamo lasciato il foglio in bianco. E meno male davvero, Anita, anche perché è tempo di consegnare. Si può accomodare. Spero di averla fatta bene. Sono stata la prima a consegnare, l'ho fatta in 10 minuti. Io penso di aver fatto tutto giusto. Arrivederci, signor Natale. Arrivederci. Quindi sono soddisfatto. Qua abbiamo i numeretti elevati alla seconda. Ha finito, signor Natale? Sì, sì. Assolutamente. Abbiamo finito gli scritti e mi sento molto più sollevato. La matematica è stata un po' più complicata, però vabbè, è passata anche quella. Io l'ho lasciato l'ultimo problema. Voi? E l'ultimo quanto ti è venuto? 375, 600, 1500. Quella, sì. Alla fine penso che matematica è andata bene perché non ho fatto solo un problema, quindi comunque vi salvo, secondo me. Attendiamo questa missione agli orali, speriamo bene perché io il diploma lo voglio.